Certamente. Solo un manipolo di voi ciccioli avrà sentito parlare dell'evento di cui tratteremo tra poco. E vi sorprenderà ascoltare di come, ai tempi degli Ottoni, imperatori del Sacro Romano Impero, le coste della nostra penisola fossero la tortuga del Mediterraneo. Di come i predoni saraceni costituissero una spina nel fianco dei grandi principati, forse persino maggiore dei vichinghi. E di come fu indetta una crociata ante litteram per liberare il suolo italiano una volta per tutte. Pertanto, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Italica Proelia. Io, Argor Conte di Atene, sarò vostro duca attraverso la narrazione dei fatti che nell'anno del Signore 915 ebbero per scenografia la rocca saracena di Traetto e le acque del Garigliano. Immergiamoci dunque nella situazione della penisola italiana all'alba del X secolo. Mentre nel settentrione le terre che un tempo furono di Longobardi e Franchi vengono assoggettate al dominio del neonato Sacro Romano Impero Germanico, e nel meridione si scontrano con violenza arabi e bizantini per il controllo del Mezzogiorno, l'Italia centrale deve far fronte a una grave crisi. In seguito ai successi notevoli riportati dai Saraceni, che nel cinquantennio precedente avevano devastato e razziato numerose roccaforti, come Monte Cassino nell'883 e Gaeta nell'846, ma soprattutto il sacco di Roma, perpetrato a buon fine nello stesso anno. È proprio a questo punto che i sovrani cristiani dell'Italia centrale stabiliscono di costituire una Lega Santa che possa combinare le forze delle città laziali e ripulire le coste tra Ostia e Napoli, che nel frattempo brulicano di approdi e basi operative dei predoni. Addirittura i Saraceni hanno osato fondare una colonia alla fonte del Garigliano, non lontano da Gaeta. Patrono e promotore di questa crociata prima delle crociate è Guido de Guidonidi, duca di Spoleto. Forte del supporto dei nobili laziali, delle aristocrazie friulane e delle città campane. È appoggiato direttamente da Papa Giovanni X e dall'imperatore bizantino Niceforo II Foca. Il duca, dopo una prima serie di insuccessi, imputabili forse alla mancanza di coordinazione tra i contingenti di Spoleto e quelli degli alleati amalfitani napoletani, fu capace, distogliendo la vigile difesa nemica con brevi schermaglie e false manovre, di attestare le proprie forze sulla sponda settentrionale del Garigliano, dove fu raggiunto anche dallo stratego bizantino Nicolao Picinigli e da ingenti rinforzi spediti dalla nuova Lega Santa, rinforzata di nuovi alleati di fronte all'efficacia della manovra di avvicinamento del duca. Memori dei serramenti pronunciati all'istituzione della Lega Santa, i nobili condottieri prestarono fede alla parola giurata. Noi vi promettiamo di non aver mai pace con essi, i saraceni, finché non li avremo sterminati da tutta Italia. Di nuovo promettiamo a voi tutti, soprascritti per Cristo Signore e per i meriti dei santi e per tutti i sacramenti della fede, che con tutte le forze e in ogni modo noi combatteremo i saraceni e cercheremo di sterminarli a che d'ora innanzi non abbiamo e non avremo pace con essi, in alcun modo. Ed è al suono di questi voti che intorno al solstizio d'estate dell'anno 915 le armate cristiane dettero inizio all'assedio della rocca di Traetto. Due contingenti, guidati dal duca Alberico I e niente meno che dal papa stesso, guadarono il fiume, disperdendo i saraceni che vigilavano ai punti di traversamento e chiudendo la città in una tenaglia da due lati, mentre i navigli di Nicolao Picinigli ponevano il blocco al versante che gettava sul mare.
A 3 mesi dall'inizio dell'assedio, nonostante la strenua resistenza, i saraceni, estenuati e stremati, optarono per l'abbandono della fortezza agli assedianti e ripararono sulla cima di un colle poco distante, con una sortita. Tuttavia, la cavalleria pesante italiana inviata da Spoleto e dal marchese friulano Berengario si lanciò all'inseguimento dei fuggiaschi. I saraceni, in un moto di disperazione, si schierarono sulla collina in una posizione vantaggiosa, con almeno un fianco protetto dalla fitta boscaglia. E la cavalleria dovette presto desistere per cedere il passo alla fanteria, più adatta a una statica mischia in pendio svantaggioso. In questo modo si venne a produrre un secondo assedio, questa volta costosissimo per ambo gli schieramenti. Infatti le scorte dei saraceni, ora barricati sulla cima del rilievo, erano oramai esaurite. Eppure la loro difesa non era meno efficace, e anzi, ebbe vigore sufficiente a respingere innumerevoli assalti, con amara delusione dei duchi italiani, che nel frattempo vedevano le proprie fila disgregarsi. La sorte pareva loro avversa per la somma di perdite sul crinale del colle, diserzioni per paghe arretrate e scorte che scarseggiavano. Infine, il blocco della flotta bizantina sortì l'effetto sperato, conducendo i saraceni alla fame e causando la disgregazione delle milizie asserragliate sui rilievi, che si videro costrette alla rotta, durante la quale furono in gran parte raggiunti dai cristiani, ormai determinati a estirpare la presenza dei predoni dal suolo italiano. La brillante vittoria garantì grande prestigio ai duchi, i quali si videro insigniti di nomine e principati dal pontefice, che era certamente sollevato dopo aver eliminato l'ingombrante presenza dei porti di predoni tanto vicini a Roma. Inutile dire che lustro e influenza furono immediatamente messi a frutto dai trionfatori del Garigliano, investiti subito in guerre intestine che portarono il duca friulano Berengario all'investitura papale e alla nomina di imperatore dei Romani, modificando radicalmente il panorama geopolitico della penisola italiana per il ventennio successivo. Ed è quindi con Berengario imperatore che ci salutiamo. Anche questa volta il video è terminato, e ancora vi invitiamo a non perdere l'occasione di commentare. Il gruppo di ricerca storica Italica Proelia è interessato a conoscere la vostra opinione su questo ampliamento delle tematiche, dalla sola età classica all'interezza della storia. Ciao ragazzi!